Sempre gli autogol su ILR Italia, ci colleghiamo con Mister Stramaccioni. Pronto, mister? Pronto, mister? Pronto, pronto, buonasera. Oh, buonasera. Buonasera, mister. Buonasera. Allora, una sconfitta col Parma, non avete approfittato del passo falso della Juve. Certo, certo, è stato un vero peccato, sconfitta contro il Parma, era un turno che per noi poteva essere favorevole, in realtà abbiamo perso e quindi diciamo non abbiamo guadagnato punti sulla Juve. Diciamo che però mi hanno dato fastidio in settimana queste voci, queste polemiche, perché hanno detto che Stramaccioni non prepara le partite. Succede. Forse critica, è meglio che si sciacquino la bocca quando parlano di Stramaccioni. Per calma, succede quando si perde, criticano. Diciamo che io le partite le preparo bene, le preparo sempre. E anche quella contro il Parma era stata preparata in maniera puntigliosa. Ma sicuramente, mister. Certo. Cioè. E a proposito, sapevo della forza di questo Parma e ho pensato di fare una gabbia proprio su Sansone, che sapevo essere il punto di forza del Parma. Ma funzionava. Un giocatore molto forte. Cosa consisteva questa gabbia? La tattica era molto semplice, E ho dato un rasoio in mano a Cambiasso. No, perché il rasoio? E una forbice per Guarino. Ho capito dove vuole andare a finire. A una taglierina per Juan Jesus. No, ma non è questo Sansone. E il loro compito era, in questa gabbia per Sansone, di tagliargli i capelli. Ma non è prima che arrivasse alla porta. Il problema è che non è quel Sansone. Non è quello. Il problema è un altro, no? Il problema non è quel Sansone. No. Il problema è un altro. Qual è il problema? Che era troppo veloce. Ah. Perché Cambiasso ha sbagliato tacchetti. E al posto che mette dei tacchetti a 6, quelli di ferro, ha messo i tacchetti che ho dato. E si è piantato nel terreno. E non andava. E ho dato la forbice a Guarin, che è un gatto di marmo. E quindi male non l'abbiamo preso. Quindi questa grande tattica non ha funzionato. Non ha funzionato. Anzi, ha avuto pure l'effetto controproducente. Perché avete visto che nella partita Palacio è stato un pochettino fuori dal gioco. Si spiega subito perché. Qual motivo? Diciamo che appena il codino di Palacio, ancora questo codino, ha visto che Cambiasso e Guarin erano armati rispettivamente di rasoio e forbici. Si è spaventato. E correva sulla fascia. Quando si è straniato dal gioco. E quindi sei il codino che lo tirava. Certo, dovevi vedere come correva. E Palacio dietro a inseguirlo. Dove vai? Amico mio. Ovviamente Palacio si è messo fuori dal gruppo. Ma non ti sei stupidato. Mister, cambiamo argomento. Certo. Parliamo di domenica, dove affronterete il Palermo. Il Palermo di Gasperini. Giocheremo contro una squadra fortemente in ripresa. Il Palermo, una partita importante per noi, perché dobbiamo ricominciare a correre. Allenata, tra l'altro, un allenatore che io conosco molto bene. Un mio grande amico, Gasperini. Ideatore e padre della difesa 3. Sì, è vero, ho detto la difesa 3. Tra l'altro sono stata ben accolta. No, a Milano non molto. Sono proprio qua con Gasperini, che è qua con me. E... Ah, è lì? Certo. Buonasera a tutti. Buonasera, mister. Allora. Buonasera, sì, sono qui con Andrea, che è un caro amico. E sono... Certo, siamo molto amici. Sono qui, insomma, con l'Inter, c'è sempre un bel rapporto. Insomma, tra l'altro, guarda, Gasp, ti ringrazio perché tu mi hai dato l'idea della difesa 3. Ti ringrazio proprio. Sì, sono stato l'ideatore, che era stata molto ben accolta. Non è successo, adesso sto cercando di evolvermi. Ah, sì? Passando alla difesa 2. Cos'è la difesa 2? Sto studiando. Mister, come si trova a Palermo? Ma Palermo mi trova molto bene anche col presidente. Oh, bene. Zamparini mi trovo con Moratti, un grande rapporto. Insomma, ci ricordiamo che non era proprio un gran rapporto. Con Zamparini c'è un grandissimo rapporto. Gasperini, mi raccomando, domenica voglio che vinci con almeno 4 gol di scarto. Ma così, se non vinci con 4 gol di scarto, io ti caccio subito. Ma ti caccio subito. A proposito, mi devi anche pagare la tassa del monolocale questo mese. Ma vive sempre. Allora mi devi 800 euro più IVA. Facciamo una cosa, te li detraggo dello stipendio, che è di 900 euro, quindi 100 euro questo mese. Gasperini, sei un fallito. No, come avete sentito dal presidente, è molto comprensivo. Insomma, mica tanto. Comunque, mister, può passarci Stramaccioni ancora? Andrea, vieni qua al telefono. Bene. Grazie. Mister, volevo farle un'altra domanda. L'ultima, Snyder. Ecco, Snyder, questa questione è Snyder. Che non si capisce bene, cioè chi pro, contro. Che non gioca, diciamo, perché non Snyder gioca. Snyder è fuori per scelta mia. Ah, scelta sua, attenzione. Fuori per scelta mia perché, diciamo, il motivo principale è la moglie. Però la moglie c'entra. Vero, è vera la storia della violante, sì, perché diciamo così lei si oppone fortemente al tour della sorca. È la moglie, posso capire. Il tour della sorca, voi sapete, io ho fatto del tour della sorca uno degli imperativi della mia Inter. Sì, vabbè, capito, però e lei è molto gelosa. E va bene, normale, una cosa per me inconcepibile, perché se tu sei un calciatore, se non le fai da calciatore certe cose, quando le puoi fare? No, però sposato, ci sono anche altri calciatori sposati, tra l'altro. Ecco, appunto, capisco che sei sposato e che non sei Cassano, che anche se è sposato se ne fa 30 a sera. No, fa tutte gialle, verdi, blu, bianche, blu, ma chi è? Gli avatar, certo. Che avatar? Però dico,
a Wesley almeno una sola, una sera, e vabbè, puoi no, farti. Invece no, invece no, perché la moglie si oppone fortemente, vabbè, a ci credo, tour della sorca, quindi niente tour della sorca, niente Inter, non giochi, quindi, quindi per quello lei lo esclude perché, non, perché la moglie partecipa al tour della sorca, sta fuori anche perché poi è tutto il giorno con questo Twitter. Ah, ci abbiamo sentito, certo, sì, sempre proprio un malato di questo Twitter, un po' dipendente. Twitto io che twitti tu, che twitta lei, che twitta lui, ma ti amo quanto ti amo, ma come ti amo, mi manchi quanto ti manchi, cicci e pucci, a un certo punto ma ciuccia giù, ma no, va bene, chiudiamola qui, grazie mister.